Bella a Bella a tutti tutti! Io ragazzi, io sono Valerio sono Francesco. e oggi vi portiamo una teoria su Dragon Ball Super. Una teoria che riguarda la conclusione, appunto, di Dragon Ball Super e come potrebbe continuare. E infatti ragazzi, noi abbiamo notato una piccolissima cosa, cioè nel fatto che C17, quando esprime il suo desiderio, non chiede che siano ripristinati tutti gli universi che sono stati distrutti nel Torneo del Potere, ma in generale di ripristinare tutti gli universi distrutti. Quindi questo ci potrebbe portare a una cosa molto più grande. Infatti, come sappiamo, Zeno ha distrutto 6 dei 18 universi originali. Quindi, esprimendo questo desiderio, potrebbe essere ritornati quei 6 universi distrutti che vanno dal 13 al 18. E infatti ragazzi, in questo caso noi avremmo quindi gli angeli che erano a capo di quegli universi, che ovviamente non sono stati eliminati con gli universi, perché sappiamo ora che se l'universo viene eliminato, non per forza l'angelo viene eliminato con esso. Questo quindi cosa potrebbe portare? Porterebbe a nuove idee della distruzione e comunque porterebbe anche a conoscere in un certo senso nuove razze e nuovi cattivi che potrebbe affrontare Goku, visto che oramai, diciamo, abbiamo visto in tutti i 12 universi il più forte comunque lui è Jiren, quindi non ci sarebbero nuovi avversari che lui potrebbe fronteggiare. In più la storia di Zeno e il Deshinkan secondo me si intersecherebbe un po' meglio con tutta la trama di Dragon Ball, e infatti probabilmente quegli universi che sono stati distrutti da Zeno non sono stati distrutti per semplice propria rabbia, ma perché dietro c'era qualcosa. E quindi andremo a scoprire meglio anche la figura del Deshinkan e di Zeno, visto che sì, sappiamo qualche cosa, ma non sappiamo di preciso che cosa sono, come sono stati creati, e quindi andremo a scoprire nuove cose anche su di loro. E magari ci saranno persone in questi universi anche più forti del Deshinkan e di Zeno. E quindi per questo magari hanno voluto distruggere questi universi per paura che si potessero ribellare e prendere il loro posto. Quindi in un certo senso ci potremmo anche allacciare alla trama di Dragon Ball F, anche se la lasciamo stare molto più distante. Però in un certo senso, se questi pianeti sono, questi universi sono ritornati in vita, magari la trama potrebbe essere anche quella. Ragazzi, in più comunque alziamo sempre le mani col fatto che noi abbiamo letto questo, magari è stato tradotto male, o in generale la Toei l'ha tradotto e l'ha doppiato in questo modo, ma in verità non ci aveva nemmeno pensato. Magari non aveva pensato che erano stati distrutti altri universi e quindi vabbè ha fatto dire questo a C17, quando in realtà poi sono stati ripristinati solamente gli universi che erano stati distrutti nel Torneo del Potere. Quindi magari una cosa ci stiamo inventando e noi stiamo andando avanti con la testa. E ovviamente ragazzi, non bisogna prendere per oro quello che dice la Toei, ma bisogna prendere per vero quello che dice il manga. E dato che ancora non siamo arrivati a quel punto col manga, in questo caso noi facciamo queste piccole teorie. Anche perché, come ci ha detto Akira Toriyama, il finale che ci sarà nel manga sarà diverso rispetto a quello dell'anime, quindi magari nell'anime succede qualcos'altro che non porta al finale che troviamo appunto nell'anime, e quindi la teoria che facciamo ora non avrebbe molto senso. Ragazzi, infine, boh, diteci cosa ne pensate di questa teoria. Noi volevamo proprio commentare questa singola frase che dice C17 in modo da speculare magari su qualcosa tutti insieme. Perché questa frase è molto ambigua, quindi fateci sapere una dimenticanza o se proprio questo può portare alla rinascita degli universi distrutti. Infatti noi siamo una community e comunque diamo la possibilità anche magari ad altri YouTuber che vedono questo video di parlarne così da espandere questa teoria. Questo video è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video che usciranno di domenica sicuro. E niente, ci lasciamo così. A un prossimo video. Ciao!